Salve amici e bentornati sul mio canale, in cui vi porto all'interno di quella che è la mia vita su due ruote. Oggi Garmin carico è impostato in modalità navigazione, GoPro carica, andremo ad affrontare 120 km. Sono le 8 di mattina, 8 gradi, e andremo a realizzare il primo obiettivo del 2021. Ma prima, sigla! Qui su via di Colonna, perché fino a Castel Gandolfo il percorso sarà quello dell'ultimo video, per cui non filmerò tanto. Passando da qui, a differenza dell'altra volta, si spezza un po' quel muro all'11%, il dislivello è un po' più basso adesso, il Garmin non me lo dice, però qui il dislivello è un po' più basso perché si allunga un pochino di qualche centinaio di metri a beneficio del dislivello. Scendere da Albano, la strada è tutta rovinata ed è un vero peccato perché è una strada bella larga con una pendenza almeno 7% e sarebbe una bella discesa anche se si attraversa un po' il centro abitato, però comunque la strada è veramente bella larga, per cui si potrebbe affrontare divertendosi, però chiaramente sempre nel rispetto delle regole e facendo molta attenzione perché siamo sempre in un centro abitato. Però nelle condizioni in cui è la strada è veramente pericoloso, bisogna scendere veramente piano. Vabbè, continuiamo. Anche qui a Pavona, super trafficata per via del semaforo. Salve ragazzi, purtroppo il giro non è andato come speravo, è capitata una cosa che non mi sarei mai aspettata, cioè comunque uno non esce con l'idea di fare un incidente. Purtroppo un ragazzo non si è fermato mentre usciva da un benzinaio, non mi ha visto e mi ha preso, mi ha mandato a terra. Il ragazzo è una brava persona, si è fermato, è stato con me, insomma non è uno di quelli che è scappato, non ne posso parlare male, sono cose che succedono, per carità, però mi lascio l'amaro in bocca perché il giro non è andato come
doveva andare. Poteva andare peggio, sì. Fortunatamente non è andata del tutto male. Io non mi sono fatto nulla, mi fa soltanto male un po' il braccio qui, dove non so come ho preso la botta, sono caduto a sinistra, ma ho preso la botta qui nei pantaloni, ma niente di che. Mi sono spaccato un pochino il labbro col dente, mi fa un po' fastidio il dente, ma comunque sto bene. La bici invece, la bici purtroppo ha preso una botta sulla forcella qui, dove si vedono i segni, e la maggior parte dell'urto l'ha subita il cerchio era storto, e appena passato lo stato di shock siamo andati da un ciclista, da un negozio di biciclette lì di zona, dove mi sono fatto risistemare così grossolanamente la bici per tornare a casa, perché comunque io stavo bene. Credevo che la bici, che il cerchio era leggermente storto, invece stava fuori di oltre un centimetro, quindi mi ha detto che ok per tornare a casa, ma probabilmente sarà da buttare. Altra cosa, altro danno che ha rilevato la bici è sul, non so se si vede bene, sul manubrio in carbonio, purtroppo è grattugiato. Qui si è spacchiato, ci ho rinfilato il tappino, ma comunque qui e qui le leve si sono un po' graffiate. Per carità, poteva andare peggio, però è la prima volta che mi succede con la bici, scusate, è la prima volta che mi succede con la bici da strada, con questa bici da strada, per colpa di qualcun altro. Però quella cosa mi lascia un po' sotto shock, cioè credo sia normale. E niente, adesso tornerò a casa e vedrò come risolvere la situazione. Stiamo vedendo cosa fare, comunque cercheremo di risistemare la bici quanto prima. E niente, se purtroppo il video oggi è andato così, se il video è una merda, mettetemi una mano sulla coscienza e capite che purtroppo certe cose succedono, nessuno lo può prevedere, poteva andare peggio. E fortunatamente quando lo racconti e quando torni a casa sulle tue gambe, sulla tua bici, è sempre una cosa positiva, anche se alle spalle ci sono cose negative. Non so neanche cosa sto dicendo, forse sto straparlando. Adesso sono calmo, ma prima ero molto più che nervoso, ero sotto shock. Sotto shock perché ero lontano da casa e non sapevo la bici se mi avrebbe riportato a casa, cosa fare. Dovevo un attimo ragionare e capire. Per ora le prossime cose da fare è tornare a casa, lasciare la bici dal ciclista sotto casa e valutare la situazione. Per ora, ciao. Lo ammetto, sono ancora un po' frastornato. Ho paura che possa risuccedermi, mi passano per la testa mille pensieri. Paura che possa risuccedermi proprio adesso, magari. E sì, lo so, potrei chiamare mia moglie, ma ora che viene tra l'altro mi sono perso, cioè so dove sono, ma sono strade che non ho mai fatto. Adesso l'ho avvisata che faccio tardi, ma non le ho detto niente. Potrei chiamarla e farmi venire a prendere, ma andrebbe nel panico. Poi tra un po' escono i bimbi di scuola. No, stringo i denti e torno, anche perché sto bene, solamente che mi sta fottendo. Passerà. E non è successo niente di che. Nel frattempo, come potete vedere, sono riuscito a ritrovare la strada di casa. Sono nelle rotonde
dopo Frascati. Quella è la rotonda del video precedente di Monte Porzio Catone. Adesso il morale si è un po' risollevato, ci aggiorniamo. Beh amici, finalmente sono a casa, il giro si è concluso, il video si è concluso e mi dispiace che non sia andato come doveva, quindi se il video non vi è piaciuto lo capisco benissimo. Pomeriggio andrò dal ciclista qui vicino da me e vediamo com'è la situazione, magari vi farò un video aggiornamento, vedremo come, anzi se volete un video aggiornamento magari scrivetelo nei commenti e niente, ci vediamo alla prossima, ciao!